Fin la coda del diavolo, è iniziato nel 1986, Giorgio Treves non lo conoscevo, mi ha chiamato una sera e mi ha detto: ho visto i tuoi lavori, ho visto tutto quello che hai fatto, mi piacerebbe che tu lavorassi per me in questo film del 1400-1500, dobbiamo andare in Francia, lavorare in Francia, fare una scena, delle scene in Borgogna, cerchiamo di farlo tutto lì, anche la costruzione di questo lazzaretto. Abbiamo detto va bene, gli interni li abbiamo trovati in un castello, abbiamo dovuto rifare parecchie cose perché eravamo quasi crollato, specialmente i camini. Nell'esterno avevamo trovato, proprio vicino al castello, una zona di pianura dove si poteva fare questa costruzione del lazzaretto. Avevamo già disegnato, sapevamo più o meno quanto veniva a costare. Il problema invece è nato per il freddo. Il freddo veramente è stato tragico quell'anno, nevicava sempre, gelava, eccetera. E dunque con i tubi innocenti le persone dovevano montare tutta la struttura in tubi innocenti, non riuscivano a lavorare, li cadeva, gli si gelavano le mani, erano problematiche. E allora sono ritornato in Italia. Ho fatto delle fotografie in Abruzzo, sono ritornato poi in Borgogna dove Giorgio già stava girando il film. Gli ho fatto vedere questa piana vicino al Campo Imperatore e lui mi ha detto: benissimo, mi piace, facciamo lì la costruzione del lazzaretto. La coproduttrice francese era molto contenta perché evidentemente noi come italiani eravamo molto bravi, siamo molto bravi costruttori e pittori, eccetera, dove facevamo senz'altro, o avremmo fatto senz'altro una bellissima cosa, e poi anche perché costavamo molto meno che i francesi. A questo punto noi eravamo abbastanza in ritardo e dovevamo farlo in un mese e mezzo la costruzione. Siamo riusciti a farla con molta fatica. E devo dire che la costruzione è stato uno dei pezzi forti, questo in Abruzzo, dell'esterno del lazzaretto, pezzi forti del film. Poco tempo fa, questo film, La coda del diavolo, è stata presentata alla Città del Cinema, qui a Roma, dopo tanti anni, sono passati quasi 23 anni. Lo scrittore e lo sceneggiatore era Cerami, che ne aveva già parlato molto bene, aveva scritto una bellissima sceneggiatura. Oggi è molto difficile fare questo tipo di scenografie. Forse ci vuole solamente una grande passione, ma non solamente del regista, dello scenografo, ma io credo che ci voglia passione anche il produttore. Noi avevamo un grande produttore, Zaccaria, che aveva una grande passione, voleva fare dei film bellissimi, è riuscito a farlo.